Adesso c'è l'ultimo intervento, parlerà Andrea De Callisti, che credo che sia Callisti, l'amministratore delegato di Gap Visio, società romana, si occupa di digitale, di progetti sul digitale, poi magari ce lo racconta Andrea nel dettaglio. La sua biografia è talmente bella, appassionata, ma senza dati, che l'importante è che dichiari di essere stato da sempre un appassionato di lingue, col proposito di diventare traduttore, interprete e quindi con studi attinenti. Infatti oggi ci parlerà dei PNRR, di progetti digitali, ed è meraviglioso tutto questo, a parte gli scherzi. Il suo intervento è PNRR, opportunità di crescita per le aziende, con alcune cautele, forse quelle stesse cautele che ha chiuso l'intervento da parte di Marco, del dottor Oliari, non lo so, lo scopriremo. Prima di lasciare la parola a De Callisti, visto che ci rimarrà poi del tempo, chiederò poi alle coordinatrici se vogliono prendere in mano un attimo la situazione per coinvolgere il pubblico con delle domande oppure riprendere alcune tematiche che hanno ascoltato durante l'intervento dei relatori. A te, Andrea, grazie. Grazie, avrei anche potuto non prepararlo l'intervento perché sarebbe stato sufficiente prendere gli spunti che sono usciti dagli interventi precedenti e collegarmi, diciamo così. Però siccome ci ho messo un po' di tempo a farlo, lo faccio. Peraltro venerdì alle 4:30, missione quasi impossibile, tenterò di tenervi per quanto possibile svegli. Resilienza, per me è la parola fondamentale di tutto questo PNRR. Io la resilienza l'ho, diciamo, imparata nel primo lavoro che facemmo di digitalizzazione in un convento a Subiaco. Digitalizzai io personalmente parte dell'archivio privato della famiglia Colonna. Francamente sapevo ben poco di che cosa fosse un archivio. L'idea venne a mio padre, che diciamo, era una sorta di Steve Jobs dei Noantri, diremmo noi a Roma, insomma, un visionario. Cominciò con la digitalizzazione 30 anni fa, quando francamente nessuno veramente ne parlava. Di lì seguì, diciamo, un sovrintendente illuminato che decise di spendere parte dei soldi che aveva per la digitalizzazione nei beni culturali, storici e di pregio, cosa che ancora di più nessuno aveva mai immaginato di fare. Per cui passai 6 mesi in un convento, digitalizzando con gli scanner dell'epoca. Potete immaginare, oggi io faccio clic un secondo, una digitalizzazione. All'epoca facevo click e succedeva un po' più lentamente questa digitalizzazione. Però questo mi ha dato la possibilità di cominciare a leggere. Leggevo i documenti che erano, diciamo, la fonte della digitalizzazione. E ne imparai anche l'importanza. In primo luogo, con un avvenimento, venne uno studioso dagli Stati Uniti, un agiografo. Vedevo che stava studiando gli stessi documenti che noi stavamo digitalizzando e a un certo punto si trovò in difficoltà nel leggere, interpretare, diciamo, dei simboli che erano sotto un documento perché non erano sufficientemente leggibili. Photoshop 1.0 già consentiva contrasto, luminosità, destra, sinistra. Tirai fuori questo simbolo e a lui sembrò insomma, una cosa fantastica. Io non capivo perché fosse così fantastico, ma per lui evidentemente lo era. E cominciai a capire quanto fosse importante, diciamo, il documento e la possibilità di applicare tecnologie digitali affinché potessero essere valorizzate. Altro elemento che può far un po' sorridere, non so se qualcuno si ricorda cos'era Napster. Napster è stato il primo sito da cui si potevano scaricare gli MP3 illegalmente. Mio padre già all'epoca disse: questo materiale è importantissimo, noi dobbiamo fare il Napster degli archivi. Cioè dobbiamo mettere tutti i documenti affinché tutti possano scaricarli. Ora, ovviamente è una provocazione. Ma 30 anni fa era già arrivato, diciamo, alla definizione di far sì che questo materiale potesse essere messo in qualche maniera, diciamo, a fattor comune, diciamo, del pubblico. Per cui resilienza, come dicevo, andiamo avanti. Cercherò di portare delle esperienze concrete, di una società, appunto, come la mia, che è specializzata da 30 anni, la mia, società, diciamo, familiare, ecco, diciamo così. Attraverso, diciamo, appunto, tre tappe, diciamo. Ciò che il PNRR ha portato in termini di vantaggi effettivi e concreti, delle problematiche e le potenzialità.
siccome faccio l'imprenditore, sarei abituato o tenterei di far sì che anche le problematiche possano essere, diciamo, delle opportunità. Quindi le luci e le ombre, va benissimo, le luci che restino luci, le ombre cerchiamo di scolorirle un po' e facciamole diventare magari, se possibile, anch'esse luci. Vediamo magari come. I vantaggi effettivi per un'azienda, fatturato, va bene, tutti sanno che cos'è fatturato, ma deve essere un fatturato privilegiato. Oh, vorrei far sì che questo intervento che io sto facendo dal punto di vista di un privato venisse declinato in realtà all'interno delle istituzioni pubbliche alla stessa maniera, cioè le istituzioni pubbliche non fanno fatturato, ma devono valorizzare, è stato detto n volte, come in mille modi, ma debbono valorizzare, diciamo, tutto questo lavoro che si sta facendo. Purtroppo questo non credo che ci faccia partire, diciamo, il video, ma vediamo se riusciamo a farlo partire esternamente. E se si sente soprattutto, perché se non si sente, diciamo... Io ho sentito da alcuni amici che sono stati ospiti a un pranzo molto importante che ha avuto luogo a Torino, a casa dell'avvocato. E per avvocato, voi sapete, in Italia quando si dice l'avvocato si intende Gianni Agnelli. Ecco, tu sei stato ospite a questo pranzo di Gianni Agnelli, che si è svolto in un clima particolare, mi pare, no? No, io ero ad una proiezione di un film e l'avvocato venne, non so, a prendere degli amici che erano anche loro lì, e vedendomi lì, lui non mi aveva invitato a pranzo, vedendomi lì in proiezione, diceva: vuol venire anche lei a pranzo? Io: volentieri, avvocato. Io stavo per andare a cena. Dice: allora, dice, se stavo andando a cena, venga a cena a casa mia. Dico: volentieri. E andammo a cena dall'avvocato, ci sediamo e arriva prima una foglia di lattuga, poi un patè foie gras, così una... E io, così conversando, parlando, mi interrogavo una cosa eccetera, dico: basta, ti basta, non lo mangio, così. Poi arriva un pezzetto di formaggio e poi uno i caffè. Allora è al momento dei caffè che io mi sono reso conto che lì era finito. Allora gli ho detto: scusi avvocato, ma lei non mi aveva invitato a pranzo? Io stavo, dico, guardi, io stavo per andarci io a pranzo, lei mi ha detto: non venga a casa mia. Dice ma che desiderava? Voleva uno spaghetto? E dico: certo volevo uno spaghetto. Allora, che c'entra questo? In effetti, qualche volta faccio, insomma, dei voli pindarici, forse anche un po' esagerati, diciamo, ma dal mio punto di vista significa che non necessariamente andare a cena da Giovanni Agnelli, come era all'epoca, poteva significare fare una bella cena. Quindi, come dire, cerchiamo di far sì che ciò che facciamo sia effettivamente pregiato da n punti di vista. Quindi, dal nostro punto di vista e dal punto di vista delle istituzioni, questo grosso lavoro che si sta facendo ha portato, per esempio, visibilità. Abbiamo imparato qualcosa che può aiutarci, diciamo, nel futuro. Perché oggi forse non ho sentito una cosa, ma forse magari mi è sfuggita. Il PNRR è un prestito. Qualcuno lo dovrà restituire. Ora, normalmente il buon padre di famiglia, quando prende un prestito, cosa fa? Si organizza affinché, come dire, si possa mettere in grado di poterlo restituire. Come possiamo fare come comunità a restituirlo? Diventando più competitivi, più bravi. E quindi produrre meglio. Okay. Andiamo avanti. Nella mia piccola azienda, perché fondamentalmente è una piccola azienda, siamo meno di 50 dipendenti, poi anche qui cercherò di fare un inciso su questo, già abbiamo cominciato ad investire su tecnologie che fondamentalmente, non dico che non esistono, ma vanno oltre quello che c'è sul mercato, investendo ciò che ancora non abbiamo introitato. E quindi cercando di fare diciamo, un investimento sul futuro, perché si fa così, se si vuole essere più competitivi in futuro bisogna, diciamo, spingere assolutamente in questi momenti, si spinge in periodi di crisi, a maggior ragione adesso che magari c'è possibilità di avere qualche vantaggio in più. Non scendo nel tecnico perché passerebbe troppo tempo, ma queste sono alcune attrezzature che abbiamo realizzato noi direttamente, quindi siamo diventati produttori, oltre che, diciamo, fornitori di servizi, perché abbiamo immaginato che le tecnologie che noi abbiamo costruito sono le migliori dal punto di vista del rapporto, diciamo, produzione-prezzo, ecco, diciamo così.
Qui ci sarebbe un altro filmato, ma andrei troppo lungo, ma vorrei che fosse chiaro che un altro dei vantaggi effettivi e concreti per costruire una base solida per il futuro sono quelle che io chiamo le 3F, formazione, forza lavoro, fidelizzazione all'interno dell'azienda. E ci andrò un pochino più avanti. Passiamo un pochino alle problematiche. Ho ripreso dei punti all'interno dei capitoli ai quali abbiamo partecipato e che ovviamente hanno dei riflessi molto importanti sui lavori che dovremo fare. In questo caso parlo della parte di partecipazione. Veniva richiesto dal punto di vista dei requisiti delle aziende che dovevano partecipare a queste commesse di avere un fatturato sulla digitalizzazione. Ora, ci sono tante aziende che digitalizzano, ma diciamo, non è la stessa cosa digitalizzare, con tutto il rispetto, diciamo, non so, fatture o biglietti diciamo, dell'autobus o manoscritti, sono due cose diverse da mille punti di vista. Quando è stata fatta la domanda, diciamo, relativamente alla specificità del valore da mettere in termini di fatturato di digitalizzazione, è stato risposto che il settore di attività è quello che riguarda servizi di acquisizione ottica o digitalizzazione o dematerializzazione o scansione di documenti. Tali servizi potranno riguardare sia beni documentali che oggetti, anche non afferenti al settore dei beni culturali. Scusate, per una persona che per 30 anni ha dedicato la propria vita a specializzarsi in questo settore, vedere che qualcuno si metta allo stesso livello, diciamo, e poi potrà fare un lavoro sul quale probabilmente non è preparato, perché è un altro mestiere digitalizzare, diciamo, una certa tipologia di documenti e documenti afferenti, diciamo, a beni culturali, storici e di pregio, scusate, mi ha fatto un po' arrabbiare. E come lo trasformiamo questa cosa in un vantaggio? L'ho detto, per me queste cose devono essere trasformate in vantaggi. Faremo capire con le azioni che probabilmente non è esattamente la stessa cosa mettere allo stesso livello, e penso che qualsiasi professionista qui che fa il proprio lavoro nel proprio specifico campo direbbe la stessa cosa. Aziende che fanno un tipo di lavoro legittimo, professionale nel loro settore, possano fare anche questa tipologia di servizi. Un tema problematico è già stato toccato. La prima gara che ci siamo aggiudicati, aggiudicazione novembre 2022, digitalizzazione di microfilm, forse cominceremo i lavori la prossima settimana, aprile 2024. Ho visto prima un cronogramma, diciamo, che partiva, aveva solo due tappe, inizio fine. Sarebbe stato bello vedere cosa bisogna metterci in mezzo per arrivare alla fine con quella data, perché non sarà semplice, non sarà semplice per noi, non sarà semplice, diciamo, per le istituzioni. E devo dire che io francamente ho una grandissima ammirazione per le istituzioni che affrontano probabilmente una delle problematiche più importanti e bloccanti del nostro paese, che è veramente la difficoltà di menarsi, diciamo, nelle beghe amministrative. Ecco, nella burocrazia, cioè, qualche volta pensiamo di essere noi, aziende, diciamo, essere le prime vittime di questo, ma secondo me le istituzioni lo sono 10 volte di più, quindi per me grandissima ammirazione, quindi non mi metterò qui a giudicare e a sperticarmi in critiche, diciamo, rispetto a ciò che è stato fatto, perché secondo me, e devo dire che ho trovato grandissima collaborazione finora ovunque io sia stato. Altre tipologie di problematiche, anche qui eviterei di scendere sul tecnico perché diciamo, non vorrei annoiarvi, ma all'interno dei capitolati tecnici ci sono, ma come sempre può succedere, per carità, delle notazioni che veramente anacronistiche e anche sbagliate rispetto a ciò che dovrebbero essere coerentemente con i dispositivi che esistono oggi, le tecnologie che esistono oggi, le modalità con cui si potrebbe affrontare la digitalizzazione oggi. Un esempio per tutti. Ancora si continua, diciamo, che forse diventa, riesco a chiarire un pochino per tutti, ancora si continua a dire che, o a pensare che la risoluzione diciamo che viene applicata sulla digitalizzazione di un documento deve essere coerente con la grandezza del documento, cioè più un documento è piccolo e più si alza la risoluzione, più un documento è grande più si abbassa la risoluzione, ma non è così, la risoluzione sono punti in un pollice, quindi possono stare tanti pollici o in un documento piccolino o in un documento molto grande. Voi pensate a una mappa dove ci sono dei toponimi molto molto piccoli, per leggerli deve avere una grande risoluzione,
pensate a un documento molto piccolo dove per qualche motivo ci sono delle lettere molto grandi, non c'è bisogno di avere una risoluzione molto alta. Allora, sono anni, diciamo, che come dire, gli esperti del settore cercano un pochino di accompagnare, diciamo, queste regole tecniche, e ho visto che in questo caso degli sforzi sono stati fatti. E quindi ancora una volta non mi metto qui a giudicare, mi metto semplicemente in una posizione di poter pensare di migliorare ulteriormente rispetto a quello che è stato fatto, cercando di portare la conoscenza che noi ci siamo fatti, il bagaglio culturale che ci siamo fatti nel corso della nostra storia. Una cosa a cui tengo tantissimo: formazione, giovani. Questo ragazzo che vedete qui, Federico, non dico il cognome per motivi di privacy, faceva il portiere, anzi scusate, faceva il sostituto del portiere nel mio condominio. L'ho conosciuto in quella situazione e ho visto che era una persona educata, si impegnava, ve lo dico come mi è venuto, lavava meglio degli altri, diciamo così, era un ragazzo che si impegnava. L'abbiamo preso da zero, oggi dopo un anno è un quasi esperto di digitalizzazione 3D. In quella posizione lo vedete così perché sta utilizzando uno scanner molto particolare per la digitalizzazione laser di oggetti 3D. Posso provare a farvi partire al volo anche questo video per farvi capire un pochino come funziona. La logica è questa. Ecco, vedete come funziona. Institute of Zhejiang University has joined hands with ScanTech to help the protection of the statue. Quindi con la digitalizzazione laser si riprende in tempo reale, diciamo, un oggetto e lo si trasforma in un oggetto 3D, per l'appunto digitale, con una precisione millimetrica, anzi sotto il decimo di millimetro. Anche in questo caso abbiamo deciso di fare un investimento e quindi, come dire, acquisire, diciamo, queste apparecchiature, cominciare a studiarle, anche se avevamo un minimo di background precedente, e questo sarà un'altra delle cose che noi speriamo possa portare noi a ripagare in parte quel prestito di cui piccola parte di cui parlavamo prima, perché saremo probabilmente più competitivi, più produttivi nel futuro, sperando di aiutare nel nostro piccolo noi stessi, certamente perché facciamo quello come mestiere, ma anche, come dire, il sistema Italia. Non a caso noi abbiamo vinto recentemente, noi piccola azienda, una gara in Giamaica. Abbiamo vinto una gara per la digitalizzazione e valorizzazione degli archivi storici catastali della Giamaica. Abbiamo vinto una gara su 95 aziende mondiali e noi italiani siamo stati più bravi lì. Oh, un applauso. Cioè, no, perché veramente, cioè, pensare fino a qualche anno fa che un'azienda piccola come la nostra potesse essere in grado di fare una cosa del genere, per me è un orgoglio grandissimo. E siccome quando all'estero parliamo di cucina, cultura e moda ci stanno a sentire, ecco, allora cerchiamo, come dire, di migliorare questo stato di cose. Ulteriori cose che abbiamo potenziato. Prima del PNRR avevamo 28 collaboratori, durante la partecipazione siamo già passati a 34, in fase di pre-esecuzione adesso siamo già a 55 collaboratori, in fase di esecuzione del PNRR probabilmente arriveremo a 110. Non siamo stati bravi noi in questo caso, voglio dire, magari siamo stati bravi a proporci e a vincere delle gare. Ci siamo, come dire, abbiamo utilizzato, diciamo, questo scenario che ci si è presentato, ma quello che è importante è che noi partivamo da una base di 28 collaboratori e speriamo, come obiettivi aziendali, stiamo facendo di tutto affinché alla fine del PNRR di questi 110, che non potremo presumibilmente mantenere in tutto e per tutto, almeno 50 collaboratori, di mantenerli stabilmente grazie a tutti quegli investimenti che stiamo tentando di fare in termini di acquisizione apparecchiature, formazioni. Si parlava prima, insomma, di una giovane che nel vostro caso, diciamo, è appunto, ed è quello che dobbiamo cercare di fare per essere veramente più competitivi e proattivi. Dimmi se sto andando lungo. Ok, perfetto. Fidelizzazione all'interno dell'azienda attraverso, diciamo, dei bonus che stiamo tentando di dare all'interno dell'azienda. Quali abbiamo già raggiunto? Siamo riusciti a implementare le assicurazioni mediche dei nostri dipendenti. Abbiamo creato una sala mensa per agevolare, diciamo, questo tipo di esigenza. Abbiamo creato dei premi di produzione che aiuteranno a far sì che, se le cose andranno bene, come speriamo che andranno nell'esecuzione di questi fantastici servizi,
tutti quanti ne potranno usufruire, non solo l'azienda che ha investito, perché tutti quanti si faranno carico di una mole di lavoro e di impegno decisamente superiore a quella che stanno affrontando in questo momento. Quindi questo è fondamentale. Concludo quasi con ancora resilienza, da come sono partito. Cerchiamo di essere resilienti tutti quanti, perché sicuramente riusciremo a uscirne nonostante le ombre magari che si prospettano. Grazie per l'attenzione. Per i, diciamo, cultori, lui sparaflesciava per far dimenticare tutto ciò che era stato detto. Io non sparaflescio, sperando che non vi dimentichiate, diciamo, di tutte queste cose che ci siamo detti, molto interessanti. Grazie. Grazie Andrea De Calisti per questo intervento che ha chiuso, insomma, aprendo una possibile discussione sui vari